Benvenuti amici al 10° episodio di Trattori Storici Fiat. Oggi abbiamo una rarità per voi, una macchina prodotta dal 1979 al 1983. Sto parlando dei Fiat Versatile. Ecco che arriva. Per capire il motivo della nascita di questa serie particolare di macchine dotate di molta potenza, peso e dalla particolare forma isodiametrica delle ruote, dobbiamo analizzare la situazione di Fiat Trattori verso la fine degli anni 80. La gamma Fiat di quel periodo, infatti, al di sotto dei 100 cavalli era vasta e ben articolata. Sopra i 100 cavalli c'erano i cingolati e i 1300 Super, che vendevano ancora bene. I grandi della serie 80 erano quasi pronti all'esordio sul mercato, ma nel 1979 alla Fiat si presentò un'opportunità da non perdere. La canadese Versatile cercava un partner per entrare in Europa con i suoi grossi trattori articolati 4x4 e offrì un accordo commerciale a Fiat, che possedeva una rete di vendita molto capillare e organizzata. L'accordo commerciale fu firmato e 4 modelli di Versatile furono brandizzati Fiat. I modelli andavano dal 4423 con 230 cavalli per 120 quintali di peso fino al 4435 da 350 cavalli con 140 quintali di peso. In Europa queste macchine impressionarono per la grande capacità di lavoro, andando a servire bene le aziende con più di 500 ettari. Il modello che vediamo oggi è uno dei più grossi ed è mosso da un motore Cummins V8 da 14.800 cm3. In Italia se ne vendettero circa 30 e una volta saturato il mercato, l'accordo commerciale fu terminato nel 1983. Ora direi assolutamente di farci un giro su questo colosso degli anni 80. Andiamo in cabina! Sciolto l'accordo con Fiat, la Versatile proseguì fino ad essere acquistata dalla Ford nel 1986 e poi, come tutti ben sappiamo, assorbita da Fiat Agri nel 1991, che si la ritrovò di nuovo in casa. Dal 1994 nella fabbrica canadese della Versatile vennero quindi costruiti i trattori serie G di Fiat Agri, fino a quando non fu ceduta per motivi di antitrust nel 1999 in seguito all'acquisizione di Case IH da parte di New Holland. Grazie per essere stati con noi in questo episodio, non dimenticate di lasciarci un commento, di iscrivervi al canale e di dare un'occhiata al nostro negozio di merchandising, dove potete trovare tanti prodotti dedicati a Fiat Agri. Ci vediamo presto, alla prossima!